The hospital, it's count as an state hospital, but also we do serve like five counties, five districts across the state. So we normally do receive emergencies from all these counties because this is the only referral hospital in the city or in the region here. So mainly most of the emergencies are obstetric emergencies plus surgical emergencies. Al momento il sistema sanitario è completamente in mano all'ONG. HPF, il Pool Fund, sovvenziona praticamente tutta la salute, tutte le opere sanitarie in Sud Sudan. È un pool di donatori capitanato dalla cooperazione inglese, dal governo inglese, che riunisce anche Unione Europea, America, Svezia, Canada, che in tutti questi anni, dal 2013, ha supportato il sistema sanitario, investendo tantissime risorse. Solo che con l'arrivo della guerra in Ucraina, al Covid, un anno fa ha deciso di tagliare pesantemente le risorse. Con la crisi internazionale non è più in grado di dare sostegno a questo sistema. Quindi circa il 30% delle strutture sanitarie non è più stato finanziato, gli ospedali statali non hanno più ricevuto nessun fondo esterno, né in monetario né a livello di farmaci. To run this hospital for the whole year, like 2021, HPF through Guam expend like $1,100,000, so it's a big number. Pulling out, which means 90% of all what we are talking about will be no longer there. Guam comunque ha deciso di rimanere lì, cercando insomma di avere altri fondi, anche se appunto il supporto di HPF era un supporto grosso, per cui l'intervento del Guam al momento sicuramente non può essere la copertura al 100% di quello che viene lasciato indietro. The main things I mentioned, which is human resource, drug support or consignments, operation costs in terms of fuel for the car, vehicles, for the generators all over the hospital. Il diesel è aumentato del 66%, quindi vuol dire che o ci metti più soldi, ma i soldi, come abbiamo detto, sono meno, oppure non hai il diesel per le ambulanze, il generatore dell'ospedale e quant'altro. Eticamente, forse una parola grossa, però eticamente è proprio un po' difficile andare via sapendo quali sono le difficoltà e i gap che verrebbero lasciati in caso che venisse completamente abbandonato. E se noi non fossimo riusciti in qualche modo a subentrare a questo meccanismo di finanziamento, sarebbero tipo 3.000 donne all'anno che non sanno dove andare a partorire? 20.000 persone che non riescono ad avere cure in caso di necessità di ricovero? 800 interventi chirurgici che non riescono a realizzarsi di emergenza? Sulla popolazione. It's a critical situation. You need to help.